un autista, un soccorritore e, la novità, un infermiere. E la mini squadra di cui sono dotate le due ambulanze del mare in servizio dal 1 luglio al 31 agosto lungo i circa 13 km di costa della provincia di Pescara. Due le postazioni previste, una a nord e una a sud, che hanno già fatto alcuni interventi, come sottolinea Gianluca D'Andrea, presidente ODV Life Pescara. Abbiamo effettuato degli interventi già dal primo giorno. E, diciamo, la risposta sul territorio è abbastanza importante, anche perché con un'ambulanza attualmente posizionata sul lido dell'esercito che va a coprire la zona nord, i tempi di intervento si riducono in modo decisivo. Venerdì inizierà un'altra postazione dalla parte del lido della Polizia di Stato, che andrà a coprire la parte sud del litorale. Ci sono delle fasce orarie che coprite? Sì, la fascia oraria che copriamo al lido dell'esercito è dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 e dal lido della Polizia di Stato venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Il servizio viene gestito dal numero unico di emergenza, il 112, che poi svista la chiamata al 118. Le ambulanze sono perfettamente attrezzate e capaci di intervenire per il soccorso avanzato, come spiega Marco Assetta, infermiere del 118. Il cuore dell'ambulanza è sicuramente quello che difficilmente si trova in un'ambulanza equipaggiata solo per il trasporto. Si trova il monitor ECG e il defibrillatore multiparametrico, che consente di non solo di avere una di monitorare a 360 gradi il paziente, quindi monitorando i parametri vitali, pressione, saturazione, frequenza, ma potendo eseguire anche un elettrocardiogramma a 12 derivazioni. In più ha la possibilità di essere usato come defibrillatore.